Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. Ben ritrovati su Radio Napoli Centrale, oggi giovedì 30 marzo, sono le 12.58 e state ascoltando Un Calcio alla Radio, lo spazio dove io, Mario Fedele, Taisi Araio e Umberto Chiariello parliamo di calcio e in particolare del calcio Napoli. Come potete seguirci? Ve lo dico subito, basta scaricare la nostra applicazione, è facilissimo, basta andare sul Play Store o sull'App Store, cercare Radio Napoli Centrale e vi appare l'applicazione scaricabile. Una volta scaricata potrete anche essere reindirizzati sui nostri social, infatti siamo in streaming su tutte le piattaforme social, appunto, quindi Facebook, YouTube, Twitter e Twitch. Potete scriverci dei brevi messaggi o audio al numero 081 19 51 38 36. Per il solo ascolto audio invece vi consiglio il sito www.radionapolicentrale.it. Vi ricordo inoltre che siamo live in diretta da lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e il sabato in edizione anticipata dalle 12 alle 14. Io a questo punto sono prontissimo per dare il buongiorno a Taisi Araio. Buongiorno Taisi, come stai? Come è andata? Buongiorno a te, come va? Tutto bene. Di cosa parliamo oggi? Tanti temi, ne parleremo oggi, ritorniamo a parlare dei processi Juve in attesa degli altri due processi, si avvia intanto a conclusione quello sulle plusvalenze, ne parleremo con vari nostri ospiti, ci affidiamo per parlare di questo ad un grande esperto di diritto sportivo come ad esempio l'avvocato Edoardo Chiacchio che sarà nostro ospite, ma poi parleremo del lungo mese di aprile che vedrà impegnati gli azzurri, tutta la squadra di Luciano Spalletti, sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions. Ne parleremo con due ex azzurri. Inizio a spoilerarvi un po' di ospiti, come ad esempio Mattia Graffiedi e Antonio Capone, che ricordiamo un giorno sbancò San Siro. Poi ci sarà un momento molto toccante, lo abbiamo già fatto ieri con Tommaso Mandato, ricorderemo Carmine Tascone che è scomparso ieri a 86 anni, ex allenatore, ex talent scout. Aveva scoperto appunto grandi talenti, tra questi Beppe Bruscolotti che abbiamo avuto ieri nostro ospite, e poi come di consueto il giovedì sarà nostro ospite il Club Napoli, in questo caso di Marina Di Camerota. Ah, non vedo l'ora, però adesso non vedo l'ora di un'altra cosa, dell'editoradio de Umast di Umberto Chiariello, che è pronto, lo vedo lì, allora lo lanciamo, l'editoriale di Umberto Chiariello. L'editoradio è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana. www.sartoriaitalianaeshop.com. L'editoradio di Umberto Chiariello. Oggi il Corriere dello Sport fa un paginone in apertura, dopo la prima pagina, intitolato a De Laurentiis, ADL a una miniera. Si va verso il milione di spettatori allo stadio Diego Armando Maradona. Gli incassi, vi leggo l'occhiello, stimati sono a quota 35 milioni, cioè il triplo dell'intera stagione precedente. Domenica ovviamente tutto esaurito col Milan, e per il doppio confronto di Champions, quindi per la gara di ritorno al Maradona, perfino i biglietti omaggio saranno aboliti e saranno venduti a cifre considerevoli. I prezzi sono molto alti, diciamolo chiaramente, molto alti. Ma quello che mi preme più sottolineare è un altro aspetto. I prezzi, dicevo, sono molto alti e di certo non vanno incontro alle famiglie.
non ci sono riduzioni significative, c'è uno sconto del 20% per gli abbonati, ma una curva fissata a 90 euro è, credo, record nella storia del Napoli. Prezzi, tra l'altro, che non differenziano, come negli ultimi tempi si è fatto giustamente, tra curva superiore e curva inferiore, dove la visibilità e il grado di percezione della partita è nettamente inferiore, molto più disagiata la situazione. E invece non c'è nessuna differenza. O sei sotto o sei sopra, paghi la stessa cifra. Tutta la problematica di Ticket One, per non parlare del costo aggiuntivo di prevendita, 7 euro a biglietto si prende Ticket One. Insomma, costa un delirio. Nonostante questo, i napoletani, che negli anni scorsi avevano abbandonato la squadra pur quando aveva fatto bene, sono accorsi in massa. I soldi sono usciti magicamente. C'è gente che fa sacrifici, rinuncerà alla fetta di carne probabilmente, ma insomma, i soldi sono usciti. Città povera, non ce lo possiamo permettere, di qua, di là, i soldi ci sono, perché la gente i biglietti li ha fatti andare a ruba. È giusto che la società fissi dei prezzi così alti? Bah, prima cosa, sono prezzi in linea col mercato? Qui si apre una diatriba, perché chi dice che sono i prezzi più alti in assoluto, chi invece sta dimostrando che se vai a Madrid, se vai in Inghilterra, se vai di qua, se vai di là, i prezzi più o meno sono quelli. Se uno dice vai al terzo anello di San Siro, non si vede niente, settore ospiti, i prezzi sono esattamente quelli. Ma i prezzi sono alti, però lo spettacolo è degno. E io mi chiedo, ma se per andare a vedere un cantante di ultima generazione, un ultimo, un Blanco, perfino un Franco Ricciardi, che non è un ragazzo di primo pelo, c'è il sold out e si pagano 100 euro per andare a vedere sta gente. Sul calcio invece si alzano le voci di protesta. Perché il calcio è, si dice, un'operazione sociale. La curva è un qualcosa di sociale. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Ma perché dovrebbe esserlo? Lo diciamo tutti, io per primo. Ma ragionandoci, è veramente così? La curva dovrebbe avere un prezzo calmierato per consentire agli strati meno ambienti di poter accedere allo stadio. Ma il calcio non è uno spettacolo come un altro. O dobbiamo considerare il calcio l'oppio dei popoli, per cui bisogna dare in mano al popolo il biglietto popolare per poter assistere allo spettacolo circense o all'arena dei gladiatori. La gente è libera di scegliere se andare a teatro, se andare al cinema, se andare a vedersi uno spettacolo di piazza, se andare a sentire un cantante, un gruppo, musica, se va a mangiare, e i prezzi oggi per mangiare sono altissimi. La gente è libera di spendere i soldi come vuole. Però si vuole che il calcio sia opera sociale. Il calcio è impresa. Oggi è proprio di sociale, non c'ha più nulla. Una volta si faceva l'abbonamento al Banco di Napoli, rateizzato, se lo pigliavano direttamente dal conto corrente, dallo stipendio, era un'usanza. E si affollava il San Paolo a 70.000 abbonati con un Napoli che non era buono a far niente, che non aveva nessun giocatore di livello. Oggi no, gli abbonamenti sono stati fatti a prezzi buoni e la gente non è accorsa. L'anno scorso la Rechi sì che aveva un pubblico straordinario, non certo Napoli. Eppure siamo arrivati terzi e abbiamo lottato per lo scudetto. Adesso c'è la corsa, perché c'è la festa, c'è la Champions.
quando la tavola si imbandisce corrono tutti, non quando bisognava dire sono tifoso e poiché sono tifoso tifo a prescindere e quindi io il Napoli non l'abbandono. No, ora si corre e ora paghi. Il mercato, bellezza. Lo spettacolo è degno, il Napoli vince, vi divertite, pagate. Laurentiis fa così e non sbaglia. Perché poi i giocatori forti li volete, vero? E da dove devono venire? Dagli sceicchi? Dai conti truccati che hanno messo in opera altre società? Da operazioni fasulle? Da operazioni ardite? Dagli indebitamenti? Perché voi volete che i presidenti si debbano indebitare, debbano fare la fine di sensi, rimanere con una mano avanti e un'altra indietro, secondo la vostra mentalità. Voi vi dovete divertire e lui ci deve mettere la pelle. Ma dove sta? Ma in quale mondo? Lui fa impresa, fa business, è un imprenditore, in questo momento dà uno spettacolo che è richiesto, visto che la richiesta è overbooking, va oltre la disponibilità, tra l'altro lo stadio ha una disponibilità ridotta, non è più quello da 70-80 mila posti, può anche fissarlo a 100 euro, se la gente ci va ha ragione lui. Punto. Semplice, lineare, Watson, elementare, perché è la regola del mercato. Ma dietro questa operazione si annida qualcosa di molto più forte. La battaglia ai gruppi organizzati, agli ultra. De Laurentiis, d'accordo col prefetto e col questore, ha deciso per la tolleranza zero. Questo è il vero punto strategico. È giusto? Non è giusto? È giusto considerare lo stadio un teatro per famiglie, magari silenzioso e silente, come capitò con la Lazio? È giusto? No, lo stadio è un'arena di tifo ribollente. Allo stadio si va non per assistere a uno spettacolo, ma per partecipare attivamente allo spettacolo della squadra del cuore. Ma questo significa che deve essere messo in mano ai gruppi organizzati che guidano il tifo? Altrimenti non funziona? Eppure, nella logica di Laurentiis, lo stadio va ripulito. È messo in mano alle famiglie. Dice, ma tu sei in contraddizione, caro presidente. Prima dici che vuoi lo stadio teatro con le famiglie e poi le salassi con dei prezzi assurdi. Ma se le famiglie pagano e accorrono, vuol dire che se lo possono permettere. Lui non ha mai detto che vuoi lo stadio per famiglie popolari. Lui vuole le famiglie allo stadio, vuole i bambini, vuole i giovani, vuole gente che va lì per divertirsi, applaudire e tifare. E basta. E basta. Ma non ha mai detto che questo spettacolo debba essere uno spettacolo che costi poco. Quando è stato il momento, gli ha fatti i prezzi bassi. Addirittura sono state partite a 5 euro e la gente non è andata. Ora lo spettacolo piace, le famiglie lo paghino, perché se uno va al teatro Cilea, la poltrona Cilea, Diana, all'Agusteo, scegliete voi il teatro e vuole andarsi a vedere uno spettacolo, una poltrona la paga anche 100 euro, se ci va una famiglia spende 300 euro, 400 euro. È così. E sarà così ora anche dello stadio. È la nuova frontiera dello show business. Ma hanno messo i paletti. Prelazione agli abbonati, giustissimo. Sconto agli abbonati, giustissimo. Sono quelli che ci hanno creduto. Fidelity card, 31 euro e mezzo costa. Solo dopo, se rimangono, biglietti liberi.
Sapete che significa? Tradotto? Che i Fedain e due o tre altri gruppi che hanno deciso di non fare per motivi ideologici, e non sto a sindacare, potranno anche essere validi. Non sto dicendo che sia un errore ideologico, è una loro scelta che va rispettata. Non ritengono di doversi tesserare, stanno fuori. E quelli che vanno allo stadio ci devono andare alla maniera del prefetto, del questore e di De Laurentiis, senza tamburi, senza bandiere, senza striscioni, senza megafono. Per me è un'esagerazione, lo dico chiaramente. Ma il problema dei problemi non lo affronta nessuno. E se tu dai spazio ai gruppi organizzati, significa sfrattare la gente che paga il biglietto nominativo, perché quelli arrivano e ti tolgono. Dici, questi posti sono i nostri, siamo tutti insieme, voi vi dovete togliere. La partita la si vede in piedi. Questo è il problema dei problemi. Se non si creano le standing zone dando diritto ai gruppi di esistere, i gruppi nello stadio non ci possono più entrare, perché non si possono ledere i diritti di chi ha acquistato un biglietto nominativo e ha diritto di occuparlo. È una lotta ora senza quartiere, sconti zero, perché gli ultra hanno fatto errori gravissimi. Se volevano un ponte di comunicazione, dovevano essere A, consapevoli che a De Laurentiis gli hanno vomitato addosso di tutto di più in questi 19 anni e che quindi non potevano certo trovare uno che porgesse l'altra guancia. B, il coltello a parte del manico ce l'ha lui, non solo perché le autorità sono per la linea dura, ma perché sta vincendo. E poiché adesso sta vincendo, l'arma dei contestatori è spuntata definitivamente, non c'è più. E quando tu vuoi affrontare la controparte, devi sapere se la affronti da posizione di forza o di debolezza. Presidenti si prostrano, si fanno ricattare. Vedete i salti di che ha fatto il signor Iervolino a Salerno dicendo delle sciocchezze sesquipedali, ribaltando completamente la frittata. Non si chiede ai tifosi salernitani di festeggiare lo scudetto del Napoli, ma chi te l'ha chiesto? Si è solo detto che i tifosi napoletani di Salerno possano festeggiare liberamente, che nessuno glielo debba impedire come hanno fatto gli ultra con quel comunicato. È proprio l'opposto. Solo due sono i presidenti liberi da ogni condizionamento. Lotito e De Laurentiis. Lotito ha viaggiato sotto scorta per anni e De Laurentiis ha chiuso i rubinetti dal primo giorno. Ora, gli ultra da posizioni di non forza dovevano essere intelligenti, cercare un ponte, trovare un modo per dialogare. E ci avevano un'arma in mano straordinaria. Quando sono arrivati quei vandali tedeschi, quei buzzurri, per provocare e invadere il territorio altrui, sapete che dovevano fare? Li dovevano ignorare. E sarebbero andati poi dal prefetto a dire: avete visto? Abbiamo collaborato all'ordine pubblico. Ci siamo comportati bene, non abbiamo accettato provocazioni. Li avete impacchettati, rimessi sui pullman, da Piazza di Gesù li riportate in albergo, li facciamo vedere la partita in albergo, si pigliano tre pere e se ne tornano a casa, sti animali. E invece no, avete usato la solita mentalità ultra, sono venuti a invadere il nostro territorio, sono venuti a provocarci in casa nostra, gli dobbiamo dare una lezione. E sono nati gli incidenti di Piazza del Gesù. Ci siete cascati a due piedi. Ma come potete pretendere che avete insultato per 16 anni De Laurentiis, 19 anni?
siete andati a fare botte sull'autostrada, avete fatto a botte a Piazza del Gesù, fate lo striscione contro di me chiamandomi infame, taci, con messaggio mafioso. A De Laurentiis gli scrivete: tu parli di droga, pensa a te e a tuo figlio. E il giorno dopo volete che De Laurentiis vi faccia entrare con tutti i crismi. Avete mai visto uno che va a trattare con un altro, gli dà prima due pizze, due schiaffi e poi dice: allora dai, aiutaci? No, cari ultra, sarei stato dalla parte vostra, perché non posso pensare a uno stadio moscio, senza tamburi, senza bandiere, senza coreografie. Ma voi non avete ragionato, non vi siete fatti aiutare. E con i vostri comportamenti, da qui a fine anno, sarete ai margini della festa. La qualcosa, mi dispiace, ma ve la siete cercata. L'editoradio è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Bene, ringraziamo il nostro Umberto Chiariello per il suo editoradio. Noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo sempre su Radio Napoli Centrale, sempre con un calcio alla radio, state lì. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carlito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te, 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. 13 e 21 minuti, eccoci tornati in diretta con un calcio alla radio. Ovviamente su Radio Napoli Centrale dovremmo avere già collegato il nostro primo ospite. Lo abbiamo. Che è l'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo. Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi tutti. Caro Edoardo, buongiorno. Tu lo sai che nei momenti di difficoltà, quando ci sono tante chiacchiere e se ne sente di ogni colore, noi ci rivolgiamo al nostro esperto di fiducia, che sei tu, e quindi tu ci dovrai illuminare. Ma cerco sempre di fare del mio meglio. Allora, cominciamo dal primo tema, la vexata questio delle plusvalenze. Il 19 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI si dovrà esprimere sul ricorso della Juventus. Ricordiamolo, per motivi formali o per carenza di motivazione. Secondo te, c'è la cosa più importante che voglio dire, tra l'altro, che normalmente davanti al Collegio la FIGC si costituisce sempre come controparte del ricorrente, d'ufficio praticamente, per qualsiasi cosa. Stranamente pare, anzi sembra certo, che la FIGC
nei confronti della Juventus non si sia costituita. È vero questo fatto? Ma io non sono a conoscenza di questa circostanza. Certo, avendo fatto centinaia di ricorsi dinanzi al collegio di garanzia del CONI, giammai ho partecipato ad un procedimento in cui la FIGC, quale parte interessata, anzi controinteressata, non si è costituita. Stento a credere che non si costituisca nel giudizio, perché per quanto io ricordi non si è mai verificato che la FIGC non si è costituita in un giudizio in cui una parte squalificata, sanzionata, penalizzata abbia violato una normativa federale. Per cui cerchiamo di capirci. Sento a credere che la FIGC non si costituisce. Devi crederci, perché non si costituisce, te lo do per sicuro. Allora, il punto è un altro, però. La giustizia sportiva viene detta endofederale, cioè l'organo di primo grado e poi l'organo della Corte d'Appello, che è il secondo grado, la CAF, sono cosiddetti organi endofederali, cioè facenti parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, sono all'interno della federazione. Quindi le sentenze che esprimono sono sentenze della federazione. È mai possibile che io, federazione, ho un organo di giustizia mio che esprime una sentenza e poi non la vado a difendere davanti a un collegio dello sport che non è endofederale ma è esofederale, cioè fuori dalla federazione del gioco calcio? Quindi di fronte a un terzo io non difendo la mia sentenza? Mi pare un'assurdità. Le tue valutazioni sono anche molto tecniche, quindi complimenti. Perché la differenza tra l'organo di giustizia endofederale ed esofederale è materia per tecnici. Evidentemente stai facendo dei notevoli passi in avanti in quella strada della cognizione della giustizia sportiva, e non mi rimane che farti complimenti. Per ciò che concerne la... Per chi ricorre, è più facile ottenere qualcosa se non c'è la controparte, no? Mi pare il minimo. Allora, la ratio della Costituzione della FIGC è proprio quella di difendere l'operato dei propri giudici. Quindi, ripeto, perciò... Non presentarsi significa prendere distanze dai propri giudici, diciamocelo chiaro. La FIGC si costituisce per difendere l'operato dei propri magistrati. Per ciò che concerne invece il fatto che in questa micropiale vicenda non si costituisce, è chiaro che a chiunque fa comodo non avere la controparte, non avere... Tu ce l'hai un ricorso pendente davanti al collegio? Ce l'hai uno? Ce ne hai uno? Di fronte alla resistente, come nei giudizi civili, come nei giudizi amministrativi, in qualunque giudizio non avete la parte, costituisce un vantaggio, non solo in giustizia sportiva. Ma dico, tu attualmente, per esempio, ce l'hai qualche giudizio davanti al collegio? Sì, attualmente ho vari giudizi, anche se a livello dilettantistico. Di società, anche per cose anche piuttosto sciocche, diciamo, no? Sì, diciamo vicende che non sono vicende proprio meritocrata, di campionati di serie B pure importanti, di campionati di serie C. Faccio un esempio, sono state penalizzate alcune società del girone C di serie C per violazioni normative, ma in quel caso la FIGC si presenta. Quindi per una cosa sciocca la FIGC c'è sempre, poi di fronte a una cosa del genere non c'è la FIGC. È l'esito di un campionato addirittura, però si è costituita, diciamo, rispetto alla Juventus è parva materia. Però per questa società è importantissimo, è chiaro.
la Pistoiese che prima in classifica in Serie D vince. Cioè, io mi domando di fronte a una Pistoiese prima in classifica in Serie D per una cosa, sì, una vertenza che mi pare anche banale, che è successo alla Pistoiese? Raccontacelo. No, la Pistoiese chiede la ripetizione di una gara in cui c'è stato un errore tecnico dell'arbitro, che è stato ammesso anche dall'arbitro. Cioè, ha ammonito, ha sbagliato un'espulsione. Ha dato ragione alla Pistoiese, la Corte Sportiva ha ribaltato l'esito dando ragione alla controparte Fondi, quindi siamo arrivati al codice costituito. Alla fisici che gliene frega di questa ma come è giusto che sia, dico, una cosa che tutto sommato alla fisici non gliene frega niente, la fisici si è presentata, cioè, si è costituita, giusto? Sì, contro la Pistoiese è costituita. Cioè, trova il tempo di andare a vedere cosa è successo in Pistoiese Fondi, ma non trova il modo di costituirsi per una vicenda come la Juventus? Allora... si sta creando un'area che non mi piace, salviamo la Juve, non ci crederò fin quando purtroppo vedrai che non ci sarà. Ma questa mancata presenza della FIGC e quest'area che dai ministri ai presidenti di Lega eccetera eccetera sembra favorire al grido di salviamo la Juve, salviamo il calcio italiano, salviamo i diritti televisivi, perché poi il vero problema è quello alla fine, porterà a inficiare una sentenza che ha un corpo giuridico piuttosto robusto, direi. No, in ogni caso ritengo che il giudice e il collegio di garanzia, al di là della Costituzione della FIGC, faranno in pieno il loro dovere e saranno e valuteranno nella maniera più giusta e legittima l'operato dei giudici endofederali. Ma dico, chiunque fa comodo che una controparte non si presenti in giudizio, cioè, in qualunque ambito. Non c'è proprio discussione, nessuno senza controparte avvantaggiato. Detto questo, secondo te questa sentenza regge all'impatto dei ricorrenti che hanno un collegio di difesa importante? Giustamente la Juve si può permettere di meglio avvocati, quindi troveranno qualche cavillo. Sono tutti bravissimi, però la sentenza della Corte Federale è una sentenza di notevoli valori, di notevole spessore giuridico, per cui non sarà semplice scardinare il costrutto elaborato del giudice della Corte Federale. Anche perché Chinè sta partendo con due nuovi processi, che sono molto più pesanti. Quella è un'altra cosa che poi dovrà essere celebrata, naturalmente, tu ci diventi. E lì sono un po' più pesanti rispetto alle plusvalenze, che se sulle plusvalenze c'è tutta... Questo processo lo conoscevo bene perché ero inserito... come Novara, sì, l'avvocato del Novara. Quale difensore del Novara, quindi conoscevo tutti i lati peculiari della vicenda. Avvocato, mentre ma secondo lei il sistema calcio da questo ennesimo scandalo andrà avanti oppure ci sono le premesse per nuove regole? No, direi che è riuscito a sopravvivere dinanzi a scandali ancora più pesanti, ancora più severi, ancora più gravi. Per tutti ricordiamo il caso Calciopoli, ma poi abbiamo avuto Calcio Scommesse 1, abbiamo Calcio Scommesse 2 e Calcio Scommesse 3. E nella Procura della Repubblica di indagini della Procura Repubblica di Cremona prima e di Bari dopo, e si è sempre andata avanti. La giustizia sportiva si è dotata di norme valide, si sono anche adeguate ed evolute le norme, per cui ma tu da avvocato le normative ci sono e reggeranno anche dinanzi a questa situazione che riguarda il lato finanziario, non più. Ma tu da avvocato esperto di diritto sportivo, pensi che si riuscirà a trovare una norma che
regoli la materia plusvalenze. Si deve trovare sicuramente, deve trovare. Ma anche nella sentenza, tra l'altro, la Corte lo ribadisce che è necessario trovare questa norma. In verità anche il tribunale in primo grado e anche la Corte federale nel primo processo che si era concluso con il proscioglimento di tutti i convinti, si sente proprio l'esigenza di questa norma. Nuovi sopravvenuti per le indagini della Procura della Repubblica di Torino, però sicuramente questo ramo deve essere disciplinato, su questo non ci sono dubbi. Perché oggi è abbastanza magmatico, insomma. I juventini strepitano che si sentono penalizzati su un reato che non esiste, e in parte hanno anche qualche ragione da spendere, anche se la sentenza chiarisce che non è sulle plusvalenze che vengono puniti, ma sul sistema messo in piedi che vengono puniti. I temi sono altri, i temi della sentenza che è stata impugnata dal club juventino sono altri. Il legislatore federale della TGC si è sempre adeguato anche con notevole velocità e con un costrutto logico fattuale, quindi mi auguro che quando prima il legislatore federale intervenga anche su questa materia. Senti, ma tu ci hai avuto a che fare in epoca gloriosa con Barbieri, il mitico Barbieri, o eri troppo giovane? Il giudice sportivo? Sì. E come? Sì, un Barbè, che era simpaticissimo, tra l'altro. Io l'ho intervistato. Il giudice Barbè della Lega, allora esisteva la Lega A e B, c'era un solo giudice, la Lega Nazionale Professionisti di Milano, e come? Difendendo tante società e anche il Napoli. Esattamente, e Chiné, perché noi abbiamo Zoff e Meret, poi abbiamo Barbè e Chiné, vedi le assonanze proprio linguistiche. Questo Chiné è uno bravo? È un bravissimo magistrato che ha svolto l'attività facendo la cosiddetta gavetta. Da prima era un sostituto procuratore federale che si occupava della materia amministrativa. Poi stava con Pecoraro, stava con Pecoraro, era il vice di Pecoraro. Sì, non solo con Pecoraro, ma anche con Palazzi. Stefano poi, amico nostro, lo conosciamo benissimo, Stefano Palazzi, bravissimo. Sì, si occupava della materia amministrativa. Poi è stato procuratore aggiunto e poi è stato nominato procuratore federale. Ma posso assicurare, pur avendolo avuto come controparte in centinaia di processi, non ho potuto far altro sempre che ammirarlo e stimarlo, anche per correttezza. Oh, quindi una persona corretta. Tu hai avuto a che fare col mitico e per l'eccessa preparazione, che poi è un magistrato amministrativo di primo livello, tanto che ha lavorato anche nei vari ministeri dell'economia. Non ti dico che te lo dico a fare, che hai avuto a che fare sicuramente col mitico Sandulli, che conosciamo benissimo. No, il professore Sandulli come organo giudicante è un mito. Il professore Sandulli è un bozzo di scienza giuridica proprio. Un bozzo il professore di scienza. Sandulli è stato un idolo di generazioni come la mia. Ricordo la sentenza di Corte Federale di Calciopoli nel 2006, e è stato sempre eccelso sotto ogni profilo. Lui ha una mente brillante, proprio anche molto, molto vivace, mente brillante. Sì, quindi i giudici sportivi sono gente di livello. L'udienza con il professore Sandone era mai banale. Battuti di spirito sarcastici, e Frattini com'era, buonanima. Anche a lui dovevi essere pronto, non solo sotto il profilo che riguardava la singola fattispecie. No, lui ha battuta sempre pronta. Senti, Frattini buonanima com'era, un galantuomo. Avvocato, per favore, in 30 secondi, perché mi fanno cenno che dobbiamo chiudere. Sì, no, sono belle queste domande. Frattini per me è stato un magistrato validissimo, un grande presidente del Collegio di Garanzia,
e al di là del fatto che mi ha dato ragione o torto. No, perché la domanda finale era: ma la dottoressa Sandulli, che oggi è il presidente e che non è figlia o ha una parentela? No. La dottoressa Palmieri, io l'ho conosciuta come presidente del TENAS in vari quella è Palmieri in Sandulli, per la verità è molto valida, sì. Quindi il giudizio è in mano a un presidente molto valido. È un magistrato di carisma, ricordo il suo carisma quando presideva procedimenti decisivi e determinanti. Beh, ci hai fatto un quadro molto preciso e ci hai anche un po' confortato che siamo in mano dei giudici di livello, insomma. Di grande livello. Grazie, avvocato. Grazie all'avvocato Edoardo Chiaccio. A Umberto, tutti gli ascoltatori, a tutto voi dello staff. Grazie. E tanto quando ci sarà la sentenza noi ti chiamiamo, perché ci devi subito illuminare. Sarò ben visto di commentarla con voi. Grazie. Grazie avvocato. Ha fatto sta full immersion capellone là, dove sta? No, e non hai notato, Umberto, ma come? Direttore, buongiorno, lei se l'è persa, ma io ho fatto un piccolo cambiamento. Che è quella roba che c'è in testa? C'è spuglio tagliato? devo farlo io, non si fa. E vabbè, no, c'è ancora da tagliare, Umberto, dai. Ancora un po', senti, gradualmente. Fedele, poco fedele, assolutamente infedele. Dimmi una cosa, ma l'hai vista con la camicetta e con la cravattina? Il generale alle tue spalle, ci sta il generale? Silente. Mettiamo il messaggio di Filena, se Mario riesce. Sì, ci sta il direttore, la nostra qualcuno ci ha suggerito nei commenti che in realtà Taisia è molto stile Iene oggi. Qualcuno sarebbe la nostra Filena, che come vedi è attenta. Eccolo qui. Mi piace, vedi, stile Iena. Bravo, Filena Iene. Parola. Fa un sorriso da Iena Ridens. Poi andiamo in pubblicità qualche secondo, ci fermiamo e ritorniamo. Dai, andiamo in pubblicità. A tra poco. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. 7. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati, sempre su Radio Napoli Centrale, ben ritrovati, state ascoltando Un Calcio alla Radio. Noi abbiamo subito il nostro prossimo ospite di questa ora, abbiamo il piacere di fare una chiacchierata con Mattia Graffiedi, ex Napoli ed ex Milan, dovremmo averlo in collegamento. Mattia, ci senti? Sì, mi sento bene, buongiorno. Ciao a tutti. Che simbolo hai sulla divisa, sulla tuta? Del Forlì Calcio, la squadra che sto allenando con te. Come ti trovi come allenatore? È un'esperienza che ti piace? Sì, assolutamente sì. Ho fatto qua a Forlì tutte le trafile giovanili, poi l'anno scorso a gennaio sono subentrato in prima squadra, abbiamo raggiunto l'obiettivo di salvarci e quest'anno stiamo facendo un buon campionato. Quindi è una cosa che mi diverte, mi appassiona e spero di continuare a farla anche in altre categorie. Cosa porti dietro della tua esperienza napoletana? Ma sicuramente è stata un'annata particolare, è stato l'anno dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B, c'era un po'
di confusione a livello societario, però facciamo un campionato importante fino a poche giornate dalla fine, dove abbiamo sferrato anche la mister De Cagno, no? Gigi De Cagno. Esatto, mister De Cagno. Abbiamo sferrato anche la promozione, poi dopo nelle ultime giornate purtroppo è andata male, ma mi ricordo un entusiasmo incredibile da parte di tutta la città, sia nelle partite in casa che quelle in trasferta, anche se noi per un lungo periodo abbiamo giocato nel campo neutro di Benevento, perché San Paolo... E soprattutto avete patito l'assenza del bomber principale, che era Stellone, Roberto Stellone. Stellone, esatto, per lungo infortunio. Ma tu ti muovevi bene, devo dire la verità, però segnavi poco. 4 gol mi guarda che facesti. Sì, non sono mai stato un attaccante dalle grandi cifre sotto porta, ero più un giocatore, un attaccante di movimento. Di movimento, che giocava molto per la squadra, diciamo che hanno... Però eri molto generoso, in campo ti... Gli che hanno giocato vicino a me ne hanno agevolato di più sicuramente che a me. Mattia, secondo te ci sarà differenza di atteggiamento tra campionato e Champions da parte del Milan? Milan sono due partite sia in campionato fondamentale, perché deve comunque mantenere la quarta posizione cercando di rimanere in zona Champions, e quella di Champions è una partita, doppia partita andata e ritorno, dove penso che sia un po' più aperta, perché è vero che Napoli ad oggi è strafavorito, però è sempre una partita di Champions, è sempre una partita particolare dove si tira sempre fuori qualcosa in più, secondo me. Ma tu sei forlivese proprio? Di Cesenatico, che è un paese vicino. Beh, siete là vicino. Ma sei andato nelle giovanili del Milan? Sei andato da ragazzo, sei andato al Milan? Sì, ho fatto prima tutte le giovanili a Cesena e poi dopo la primavera, le giorni di prima squadra in Serie B con Cesena, sono andato al Milan con 18 anni. Fu bello andare al Milan, entrare a Milanello, un'esperienza. Sicuramente, come ho sempre detto, è un sogno che si avvera, perché io poi fin da bambino ero tifoso del Milan. Quindi... Ah, tu proprio tifoso del Milan. Tifoso, quindi quando sei ragazzino. Quindi anche adesso sei tifoso del Milan. Sì, assolutamente sì, ancora simpatizzo. Dopo giocando... Con Napoli come la metti nome? Come? E con Napoli come la metti nome, che visto che a Napoli ci ha lasciato un pezzetto di cuore? A Napoli andiamo avanti in campionato, ormai che ho il titolo vinto, vediamo se il Milan riesce a fare questa impresa della Champions, però non siamo d'accordo. Sono stato tifoso da ragazzino, quindi capisco. No, certo, un tifoso del Milan che va a giocare nel Milan, chi avevi come compagni tu nella primavera? No, io ero con la prima squadra, sono uscito con la prima squadra, poi mi sono operato subito dopo un mese che ero... Che era il Milan, comunque era il Milan dopo lo scudetto, il Milan di Zaccheroni, c'era Maldini, Costa Cruz, con Zaccheroni, caspita. Cenco, c'era Birov, sì. C'era Birov. Birov, c'era Elvin, che era un giocatore che si era portato dall'Udinese, Zaccheroni. C'erano grandi giocatori. Aveva vinto lo scudetto, come no, altro che a Perugia, no? Mi pare che vinse lo scudetto quella squadra. Sì. Esattamente. L'anno di Napoli fu difficilissimo, con una società tormentata, oggi è tutta un'altra storia. Quell'Osimhen, come lo vedi? Un alieno praticamente. Sì, sembra un giocatore fuori categoria in questo momento, ma come l'ha tutto Napoli, penso che anche lui stia beneficiando di tutto il gioco della squadra, di quello che sta trasmettendo l'allenatore e soprattutto degli acquisti che hanno fatto quest'estate, dove mi ricordo ancora le grandi polemiche dove Napoli... aveva ceduto insieme. Ma chi immaginava che Kvaratskhelia fosse un... Nessuno, infatti quello c'era dal merito comunque al direttore sportivo, che ha trovato un colpo da 100, ma oltre a lui tutto il complesso della squadra, che sta divertendo, sta dominando il campionato e anche in Europa non sta andando a meno. Quindi grande merito dobbiamo darlo anche a Spalletti, soprattutto a Spalletti. Assolutamente. Ti piace il gioco di Spalletti? Tu cerchi di copiarlo o che sistema usi tu? No, bisogna avere i giocatori per copiare. Sì, Napoli ad oggi sia in Italia che in Europa è quella che è la cosa bella, che non fa differenza, che domina le squadre avversarie. Quindi questo è un punto. Ma tu sei per la difesa a 3 o giochi 4-3? No, difesa 4, noi giochiamo 4-3 o 4-3-1-2 col trequartista, due punte. Ma pure con De Cagno giocavate a 4, un finto 4, perché era un 3,5, Iancolossi andava... Sì, 3-5-2, 4-3-3, variava un po', si cambiava tanto, giocavo spesso con due punte, quindi era una seconda punta. Tu giocavi con Montezzini da una parte, dall'altra... C'era anche con Moriero, a destra, anche. Quando stava bene, raramente. Era ormai arrivato, era gli ultimi anni, quando stava... Era gli ultimi anni, sì. Non era più il Moriero di una volta. E c'era Vidigal, che era un altro giocatore forte.
Assolutamente sì, Vidigale è un centrocampista. No, quell'anno meritavamo noi di andare in Serie A, diciamoci la verità. Quello con la Regina, che partita che fu? Ti ricordi lo stadio pieno con la Regina? Sì, me lo ricordo, è stata partita, uno stadio non pieno, di più. Ma noi ci è mancato tanto, perché siamo ritornati proprio a partita del derby con la Salernitana a gennaio. Io purtroppo quella partita fui anche espulso, quindi... E subimmo il pareggio a tempo scaduto praticamente. Sì, tiro di vicino palo e segnò il centravanti argentino. No? Esatto, proprio alla fine la partita era finita lì. Sì. Fino l'abbiamo pagato quel pareggio, però dopo è stato il campionato tutto a ricorsa. Dove e Massimo Rastelli che si mangiò il gol della vittoria con la Regina. Quello stadio quel giorno era pazzesco. Oggi non si riesce più ad avere quegli 80.000 di una volta, sì, perché era, però sarà strapieno. Non c'erano limiti, Per uno che non è abituato a certi palcoscenici come voi, non vedere uno stadio del genere inibisce o carica? Dipende dai momenti. È normale che se fai anche un'azione positiva e senti tutta la folla che ti carica, tu prendi ancora autostima, ti carichi anche te, inizi a volare da terra. Ma se per caso sbagli un controllo, un passaggio, un gol facile, inizi a sentirti molto. Dimmi una cosa, il pallone al San Paolo pesa uguale, di più o di meno? No, vabbè, non è la stessa cosa come giocare in uno stadio dove sono 1.000 persone, è inevitabile. Quindi pesa di più il pallone. Assolutamente sì, però è un ma peso... Ma i ragazzi glielo dici, ma che ne sapete voi, io ho giocato davanti a 80.000 persone. È un peso che può darti qualcosa di più come togliti, perché nei momenti positivi, come può essere adesso per i Napoli, sicuramente quel pubblico lì ti dà una marcia in più, ti dà un fattore che aumenta le tue capacità, assolutamente. In Champions, due lati di tabellone completamente diversi. Dal lato dei forti, chi vedi arrivare alla fine? Tra Real Madrid, Bayern, Chelsea... È una bella battaglia. Io, sinceramente, dall'altro girone tifo per Real Madrid, per Ancelotti, che secondo me è uno degli allenatori ancora ad oggi. E tu vorresti vedere una finale Milan-Real Madrid, tu vorresti vedere? Sarebbe quella più bella, però la vedo dura per il Milan arrivare in finale... E se ti dico una finale Napoli-Real Madrid ti dispiace? No, è molto fattibile. A parte di qua, il Napoli è la squadra al momento favorita, anche se il Benfica è un'ottima squadra. Poi sono partiti di Champions, sono tutte particolari, però Napoli quest'anno può puntare veramente anche alla quindi, finale. Il Napoli che arriva fino a Istanbul contro Carletto è una bella storia, eh? Sarebbe per Napoli un evento, penso, incredibile. Non so cosa possa succedere in quella città. Scendi più a Napoli, ti capita più di venire? Hai conservato amici? Assolutamente sì, ho un amico, un paio di amici che ogni tanto quando riesco, non tutti gli anni, ma uno ogni due anni, quando giocavo mi fermavo sempre nelle zone vicine, giocavo a Vellino, che sta da mare, mi fermavo. Allora, ti devo fare tre domande fondamentali perché devo verificare la tua acquisita napoletanità. Ti piace il caffè a Napoli? Assolutamente sì, meglio del nostro. E la pizza di Napoli, ne vogliamo parlare? Beh, non sono paragoni. Dopo anche se c'è gente che critica perché c'è chi la vuole più sottile, più grossa, invece lì a me piace tantissimo, è una cosa che faccio soprattutto la mozzarella, io sono un amante della mozzarella. Eccola qua la terza domanda, sulla mozzarella? No, la mozzarella non si può discutere, quella è la base. Sì, e i dolci napoletani, babà o sfogliatella, fammi capire. Io non sono per i dolci, però preferisco babà. Teisi, abbiamo fatto l'esame di napoletana, superato, l'ha superato al 100%. Alla grandissima, alla grandissima. Perché poi ama la mozzarella, quindi figuriamoci. Vuoi fare una domanda? Sì, volevo chiedere a Mattia, ma nelle serate di Champions prevedi un Milan arroccato in stile Lazio, possiamo dire così, al Maradona, oppure secondo te proverà a giocare? Ma ad oggi giocarsela a viso aperto con Napoli è dura, è faticosa ed è molto rischiosa, quindi può darsi che possa essere anche un po' più prudente, soprattutto nella prima partita dove in ballo ci sono 180 minuti, quindi non penso a un Milan spregiudicato, un Milan che prova ad andare ad attaccare sempre il Napoli, perché deve tener conto dei 180 minuti e soprattutto se lasci il campo a Napoli con quei due là davanti ti devastano, quindi penso che Pioli la stia preparando alla grande questa partita, conosce bene due società che si conoscono troppo bene. Sta tornando all'antico, ora superata la fase della difesa a tre sta per tornare a giocarsela come prima con la difesa a 4 con i due centrocampisti centrali, un 4-2-3-1 insomma come era il Milan dell'anno scorso. Sì, esatto, il modulo che comunque ha fatto per un anno e mezzo, due anni, grandi cose, ha fatto divertire. Il Milan, ripeto, è stato anche
la squadra più divertente fino a quest'anno che è arrivato a Napoli, o anche fino al momento di crisi. Passata tre si vede che ha capito che era un momento particolare dove doveva cambiare qualcosa e magari badarsi più a difendersi, e penso che ne sia uscito alla grande, ma appena ritroverà tutto il gruppo come lo vede lui in maniera positiva, tornerà al vecchio modulo dove il Milan ha fatto belle cose. Allora, da allenatore, se dovessi togliere un giocatore al Napoli, chi toglieresti? Osimhen, assolutamente. Io per esempio toglierei Lobotka, vedi, perché per me gira tutto attorno a lui. Il Napoli, quando ha perso Osimhen, quando ha perso Kvaratskhelia, ha perso Anguissa, ha perso Rachmani, non ne ha pagato dazio, perché l'uomo che secondo me veramente fa girare tutto il giocattolo, certo, lì, certo, anche lui è un grande giocatore, però tu giustamente togli Osimhen, che è quello io che io intanto rischio magari di prendere qualche gol in meno, forse tu intanto mi dico mi tolgo quello e se dovessi togliere uno al Milan, chi toglieresti? Io Teo, ovviamente. Teo c'è Leao, che però ad oggi è un giocatore che manca di continuità, bisogna vedere che giornata, che serata è, perché se è una serata delle sue è un giocatore che può decidere le partite, se no è un rischio di un giocatore in meno. Questo è un punto interrogativo ancora. Ma hai visto che parata ha fatto Magnani in nazionale? Assolutamente sì. Quel Milan è stato anche il suo momento, no, anche per il portiere, perché Magnani, a parte le parate, a parte la qualità del portiere, anche un portiere che ti dà una sicurezza anche in fase difensiva, i difensori poi sono più regista, maniera diversa. Esatto, sanno chi dà la palla, anche hanno la sicurezza maggiore, inevitabile. Comunque la parata che ha fatto con la Francia è stata qualcosa di mostruoso. Strepitoso. Certo, il ritorno di Magnani è molto importante, non c'è dubbio. Al mondiale tu eri convinto che l'avesse vinto l'Argentina, che lo vincesse l'Argentina, o pensavi a qualche altra squadra? Io pensavo alla Francia, ti dico la verità. La Francia, secondo me, esatto, era la favorita, ed è stata anche partite incredibile quest'anno ai mondiali. Però l'Argentina doveva essere l'anno di Messi, prima o poi doveva arrivare in fondo, e questo è stato il suo anno. E anche se non era partita bene, dalle prime partite l'Argentina non sembrava la squadra dove si ha perso la prima partita con gli Emirati Arabi, ha detto, esatto, una cosa esatto. La domanda finale, perché questa è la domanda che si fa a tutti quelli che hanno giocato a Napoli: ma scendere sul terreno di gioco dove giocava Maradona, che sensazione dava? Ci pensavi a questa cosa? Assolutamente sì, assolutamente, perché era l'anno della Serie B, io ero ancora giovane, venivo ancora... Sì. Però entrare, già anche quando entravi da avversario, io sono giocato prima di venire a Napoli anche da avversario, entravi in un tempio, un monumento, sapendo che lì era giocato il giocatore più forte del mondo, e giocando con la sua stessa maglia ti dà ancora una sensazione di dire sono proprio una società importante, perché qui c'è giocato Maradona, e cerchi di fare il massimo per farti comunque apprezzare da tutto il popolo. Però tutti ti raccontavano di Maradona, quello che aveva fatto Maradona. Sì, quando arrivi a Napoli è Maradona, quando entri in uno spogliatoio i vecchi magazzinieri, i massaggiatori che c'erano ai tempi, è Maradona, si parla tutto. C'era Carmando con te, c'era ancora Carmando. Esatto, c'era Carmando, quindi era ogni il caffè ritiro, lo faceva il caffè Carmando. Era il racconto di Maradona, ogni ritiro c'era un racconto di Carmando su Maradona, quindi bellissimo. Non c'è dubbio. Ti ringraziamo molto, sei stato gentilissimo. Poi, grazie a Mattia Graffieri. I romagnoli sono i napoletani del nord, non c'è niente da fare. Ha superato anche il test di napoletanità. Grazie Mattia. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a te. Gentilissimo. Grazie a Mattia Graffieri. No, vabbè, allora, ma oggi stile Iena non ti posso guardare. Neanche, ma il collo alto no, e stile Iena no, insomma. No, direttore, io non mi presento nemmeno. Quest'altro si è messo il porcospino in testa là. Fa adesso ma perché il porcospino? Direttore, lei mi deve sempre offendere. Ma è bellino, questo caschetto è bellino. Tanto tu, quindi tu quando vai in moto non hai bisogno del casco. Ora no. Roberto, puoi rasarlo a zero. Ma prima non mi entrava. Ma ci sta il generale alle tue spalle? Io voglio sapere. Come eccolo, non c'è eccolo, il generale? Guardi direttore. Ma uno scorzettone glielo vogliamo dare? Mo c'ha pure il collo libero, si può anche azzecca bene, voglio dire. Adesso è più facile. Che sì. Dice? Che dice il generale? A me piace. Vediamo il responso del generale. Dice no. È arrivato. L'ha visto? Ci ha pensato il direttore. C'è qualcuno che... ragazzi, ma io da qualcuno devo pure buscare. Assolutamente sì. Non mi trovo. E, mentre faccio a botte con metà della redazione, noi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco sempre su Radio Napoli Centrale, sempre con Un Calcio alla Radio. Rimanete lì. Un Calcio alla Radio con Umberto Chiariello.
Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi. 7 dannati e irrazionali secondi per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor da 31.500 euro. 7. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor. Scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carlito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati in diretta con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale. Vi ricordo che noi siamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, ma anche il sabato, dalle 12 alle 14. Prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, leggiamo insieme qualcuno dei tanti messaggi che ci avete inviato in questa prima ora di trasmissione. Allora, un utente di Facebook torna a parlare, ecco, del discorso relativo ai prezzi per andare allo stadio. Ne parlavamo prima durante l'edito radio di Umberto. Tribuna, family, adulto 220 euro, under 12 80, curva 90 euro, e tra l'altro verranno aperte prima le vendite degli inferiori. Vogliamo lo stadio per le famiglie. Quali famiglie? Non c'è dato saperlo, forse quelle benestanti? L'utente insomma sì. Non è d'accordo. Ecco. Sì. Probabilmente sì, quelle benestanti. La scelta di mercato è di fare soldi. D'altronde il Napoli è una società che si autofinanzia, dovete considerarlo quasi come una partecipazione al finanziamento del Napoli. Il Napoli deve rinnovare i contratti a giocatori importanti, deve fare mercato, deve trovare sostentamento, e i soldi del botteghino sono una parte importante, e quindi è il momento buono e ne approfitta. Io ribadisco, lo trovo francamente alto il livello di prezzi che ha fissato il Napoli, ma non mi scandalizzo, anche perché poi c'è molta ipocrisia in giro. Non ci sono soldi, poi la gente fa i mega veglioni, i mega festoni, i mega cenoni, se va a vedere i cantanti più improbabili spendendo cifre blu, però poi per lo stadio si fa la polemica: ah, ma lo stadio, i prezzi sono alti. E sono alti dappertutto i prezzi. Allora, abbiamo il prossimo... Fermo restando che sono d'accordo che sono alti, che non li avrei voluti vedere così alti, francamente. Abbiamo il nostro prossimo ospite, abbiamo il piacere e l'onore di fare una chiacchierata con Antonio Capone, ex attaccante del Napoli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Quando si parla di Napoli-Milan, uno dei ricordi più belli, anche perché era un'altra epoca, era un Napoli piccolino, non era così grande, e a Milano normalmente si perdeva. Però un giorno un attaccante salernitano, che non era partito titolare ma che insieme a Beppe Savoldi fece una bellissima coppia, tutto dribbling, scatti e insomma funambolismo, alla difesa del Milan la mandò al manicomio, ma letteralmente al manicomio, al punto che si procurò un rigore che Beppe Savoldi trasformò e il Napoli vinse a Milano e Antonio Capone tornò da eroe. Ma chi ti marcava? Bet, chi ti marcava che non ti prese mai? Non mi prese nessuno quel giorno, purtroppo per loro. È respirato. È respirato nel senso che, come ha detto prima lei, io avevo avanti Savoldi e Chieruggi, poi dopo due o tre partite cominciai a giocare io, e
e giocai quasi tutto il campionato, insomma. Anche perché eri una spalla ideale per Savoldi, per il tuo tipo di gioco. Sì, era una spalla ideale nel senso che lui aveva bisogno di qualcuno, di qualcuno che gli mettesse qualche palla. Sappiamo che Savoldi aveva un'elevazione, non come Osimhen, però insomma... siamo a livelli altissimi. È un altro livello altissimo. E niente, fu partita a Milano che entrammo in campo e Di Marzio, che era molto furbo. L'allenatore era Gianni Di Marzio, ricordiamo. Gianni Di Marzio. Formazione, Mattolini, Bruscolotti, La Palma, Rossi, Valente, Mamma, Ferrario, Stanzione, Vinazzani, Giuliano, Savoldi, Restelli, Capone. Difatti Di Marzio fino all'ultimo non visse la formazione. Entrammo in campo e si avvicinò e mi disse: vedi capo, oggi sei nella scala del calcio. È vero. Disse, è vero, era vero. E disse, mi disse, vedi che vuoi fare. Così ti disse, grande Gianni. Vedi che vuoi fare. E allora c'è cioè, che Marco Collovati, che è nazionale, Collovati parliamo, che poi ha vinto il mondiale, lei lo sa. Sì, sì, è un grande difensore. Disse, vedi che Marco Collovati, vabbè, dissi, vabbè. A me questi tipi di atteggiamenti mi stimolavano, perché poi sono stato sempre un tipo, essendo un funambolico, andavo a giornate, come mi girava la testa, così facevo, no? Insomma. Pensa che un giorno Giorgio Vitale mi disse: se tu hai la luna dritta, sei capace di vincere un mondiale da solo, per dire. Magari... Io sai che mi ricordo una cosa, però, e ora non voglio essere blasfemo, perché io ti seguivo, no, ma... cioè seguivo il Napoli, figurati anche in quei tempi, ma si diceva che quando Capone era in giornata buona sembrava George Best. Sembrava sì, George infatti... Best. È vero o no? Infatti è vero. Meroni, Giorgio Best, questi tipi di giocatori. E guarda un po' Kvaratskhelia, a chi lo vanno a paragonare? A chi? A Best e a Meroni. Ma Kvaratskhelia, forse lei lo sa benissimo, che oggi è un altro tipo di calcio, no? Certo. Per esempio Kvaratskhelia, io l'ho visto, ma mi ha fatto vedere una sequenza prima che arrivasse a Napoli, che giocava in una squadra... Nella Dinamo Batumi. Vedo questo attaccante che parte da centrocampo, arriva al limite dell'area, fa due o tre sterzate come le facevo pure io, e poi tira un tiro che sta spaccando la porta. Invece io, quando arrivavo lì, facevo pure quel tipo di sterzate, ma non avevo la potenza sua, la sua forza. Difatti oggi, secondo me, e forse lei che ha giocato pure a calcio sa benissimo che oggi sono più atleti che calciatori, giusto? Sì, sì, certo. Difatti, vedendo Osimhen, che tu gli butti la palla sull'autostrada, parte da 25 metri dietro a un difensore che arriva prima. Cioè, è capito? Quindi è tutto un gioco diverso. Allora, no, io ho visto, per esempio, con la Cremonese, Lozano, sullo 0-0 ha salvato un gol solo con la Cremonese. Vero, 0-0. Vero. Cosa, vero? Cose che non facevamo noi, ho visto mai Savoldi andare in area di rigore, no, non si muoveva proprio, ha visto mai me fare una diagonale difensiva e salvare, no, un gol, non se ne parla proprio. Era un altro tipo di calcio. Voglio dire, oggi crescono diversamente, giusto? Sì, 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 lei sì, se sì, prende sì. Haaland e Osimhen, li mette in una squadra, fanno 15 gol a partita, insomma. No, vabbè, sono mossi fisicamente. Haaland è un altro mostro, sì, bravo, cioè niente da paragonare. Kvaratskhelia somiglia a me, ma somiglia a molti altri giocatori, perché Kvaratskhelia ha 22 anni, no? Ha 22 anni, se non sbaglio. Sì, sì, esattamente, qua, 22. Ha le sterzate, però lei sa benissimo che fa quello, sa che lo sa fare Kvaratskhelia, si allena a casa, lo sa, credo che lo sa meglio di me, fa quello sport che fa Ibrahimovic. Lui li sposta gli avversari col suo, poi c'ha questa forza fisica, perché ha visto che fisico che ha, e quindi fa quella, sicuramente ha un controllo di palla. È destinato a diventare uno dei più forti del mondo. Bravo, bravo, secondo me sì. Poi un ragazzo serio, si vede. Serio, lui si allena per l'età che ha, la forza. E tu com'eri ragazzo quando giocavi, Antò? Eri serio o eri un po' matucchio? No, io ero, cioè,
a livello di, cioè, non portargliela a lungo, crollo quando arrivo a Napoli. La prima partita io segnavo un gol di tacco con West Ham, una West Bromwich in amichevole, fece un rigore che segnò Musella, e lui sul giornale disse: il più forte che ho visto è stato Capone. Dopo un mese e mezzo mi si avvicinò davanti in allenamento e mi disse: Antonio, tu piedi buoni, ma testa non buona, perché arrivavo, perché arrivavo, detto da Groll, ma che giocatore era Groll, andò? Non ne parliamo, arrivavo tardi agli allenamenti, che ne so, Marchesi voleva andare a casa, poi è successo tante situazioni, pure con Di Marzio col Torino, quando segnò il gol della vittoria col Torino, che Gasolini mi disse: se vinciamo e segno oggi ti regalo le prime partite, perché ce l'avevo con Radice. Mi dice: mi voleva mandare a casa perché mi sono addormentato in un allenamento. Andò Carmando, gli andò a dire: mister, ha detto Capone che se lo faccio giocare domenica fa gol. Ah, veramente, vedi che se non segno domenica ti mando a casa a te. La domenica Napoli 1 Torino 0, quindi ero così io. Poi dopo, senti, ma la tua partita giocati... più bella rimane Napoli Lazio 4-3, facesti la doppietta 4-3, la doppietta Avellino, poi, ma io ho segnato pure in Coppa UEFA un certo Prudhomme, sì, a Prudhomme, uno dei più grandi portieri. Quella in uscita, credo che il portiere più forte di tutti i tempi, nelle uscite alte era un mostro. Però la differenza che vedo fra questo calcio e quello, per me c'è molta differenza a livello tecnico, perché il Napoli di Maradona, Careca e Giordano non ha vinto lo scudetto, invece questi qua, con questi sconosciuti, diciamo, sulla carta erano sconosciuti, perché all'inizio del campionato nessuno si credeva che andasse via Koulibaly, no. Tutti questi giocatori, Fabio Arruda, quel Kim, ti impressiona quel Kim? Ti impressiona quel Kim? È impressionante. Io mi ricordo solo un Kim, mi ricordo Kim Sokhi, che combatte con Benvenuto e Pugilato, si ricorda? Lo ricordo, sì, sì. E invece sì, ma Kim è il giocatore più forte, ha detto Beppe Buscolotti che Kim somiglia un po' a lui. Sì, ma questo anticipa, a parte lei lo sa che ha giocato a pallone, se non era già fatto il portiere, o sbaglio? Sì, esatto. Mi ricordo. Lei sa benissimo che in questa squadra, cioè io la penso così, poi può darsi che mi posso anche sbagliare. Spalletti, perché non è andato a Roma, che si è bisticciato con Totti? Perché secondo me poi a Milano con l'Inter, con il centravanti, come si chiama? Icardi. E con Icardi. Ma perché? Perché nel gioco di Spalletti il Napoli poteva vincere lo scudetto già l'anno scorso, secondo il mio parere. È vero. Perché la partita che ha perso in casa con l'Empoli, la partita che ha perso in casa con... No, in casa l'ha persa con la Fiorentina, a Empoli. No, l'anno scorso. Per Empoli. In casa pure. Ah sì, il giorno d'andata, perse due partite, Empoli e Spezia addirittura. Una però se avesse vinto quelle due partite vinceva lo scudetto. Sì, non c'è dubbio. Non le perde, proprio per quello che ho detto, perché Lozano fa la diagonale difensiva. Politano, Spalletti è un grande allenatore di campo. Bravissimo, io l'ho detto sempre che fra Spalletti e quello dell'Inter... Cioè tu hai avuto Vinicio, Di Marzio e Marchesi. Di Marzio e Marchesi e Giacomini pure, penso un po'. Mamma mia che mi hai nominato, mo. Giacomini che poi a novembre me ne andai a Lecce, triste. Triste, difatti io poi me ne andai a Lecce quell'anno che misero la bomba sotto la casa di Ferlaino, perché io tornai a Pistoia e comprammo Diaz, e che era un gran giocatore ma non fece bene a Napoli. No, quando Avellino, Fiorentina, Minte, ma era e un gran quindi giocatore. Voglio dire, in questo Napoli basta che uno o due giocatori non fanno quello che dice Spalletti, salta tutto il giocattolo, capito? A parte lo scudetto che mi pare, insomma, ormai... Lasciamo stare, quello può vincere pure la Champions. Tu sei fiducioso, quindi. Ma tu sei salernitano, sei salernitano, sicuramente sei tifoso Granata, ma sei rimasto tifoso del Napoli? Io devo essere sincero, sono di Salerno, ma non sono tifoso né della Salernitana né del Napoli, di nessuna squadra, nel senso che quando vedo la partita soffro, mi viene il bacio dell'emozione. È normale che se il Napoli va a vincere, fa una finale di Champions, mi emoziono. A Salerno che si è salvata l'anno scorso, lo stesso, però se devo, cioè, parliamoci chiaro, signor Chiarelli, io
a Salerno sono stato anche contestato, cosa che non mi è successa mai a Napoli. Ma non è che voglio fare le differenze, perché io sono di Salerno, quindi logicamente lei sa, nessuno è profeta in patria, no? Però quello che mi ha dato Napoli a livello, io, cioè, mi ricordo una volta, mi veniva da ridere, perché andavo al cinema, parcheggio la macchina fuori dal cinema, parcheggio dove Capone, mentre che sto vedendo il film arrivano dei ragazzini nel cinema per fermare, per l'autografo, cioè si rende conto cosa succedeva il film. Cioè io c'avevo a Salerno, mai successo, Avellino, poi andavo, cioè mentre vedevo il film ti venivano a chiedere l'autografo, cioè... Cioè, il tifoso napoletano è sempre il numero uno in tutti i sensi, ma non senza togliere quello. Ma poi il Giaguardo è venuto a Napoli a giocare, te l'ha dato un paio di scappellotti o no? Castellini mi ha ricorso una volta in allenamento. Come ricorso? Perché quando facevamo i tiri in porta, no, lui voleva parare, quindi si aspettava che tiravamo sempre forte, tese, per fare allenare lui. Io invece l'aspettavo, lui come uscivo così faceva il pallonetto, lui faceva il gol, lui brincoleva per tutto il campo. Era bestia Castellini, eh? Mamma mia, era fortissimo. Ma no, ma per dire, oggi il calcio, lei pensa che quanti giocatori italiani giocano in una squadra in Italia? Nel Napoli, ormai due, tre massimo, non di più. Ma il campionato italiano è un campionato... purtroppo è un problema, grave. Ma lei pensa che se questa, cioè tutte le squadre italiane formano una nazionale italiana con tutti gli stranieri, siamo sarebbe una nazionale fortissima. Basta che metti Osimhen, quello del Milan, quando vuol c'è Leao, lì davanti, quando li prendono a questo? Si devono sparare nelle gambe, o sbaglio? È un altro calcio, un altro... Tornando a Milano, e lei vuol sapere Napoli-Milan-Napoli, pensa 77-79. Che non solo in quella partita mi cambiò tre marcature lì, Tom, quindi Collovati, Morini e Maldermi. Poi dopo, Rivera. Morini, stiamo parlando di Giorgio Morini, Giorgio Morini, mediano, poi mi tosse, non Francesco Morini che stava alla Juve e faceva lo stesso. A fine partita Gianni Rivera nel centrocampo mi venne a salutare, a fare i complimenti. Questa è una bella cosa. Aspetti, non è finita lì. Girone di ritorno a Napoli, Masturzo, lei se lo ricorda del magazziniere? Come, niente meno, è certo. Gaetano, venne... Gaetano Masturzo. Mentre che stavo scaldando, mi stavo preparando, fa Capone, e disse, che Gaetano, vedi che c'è Gianni Rivera alla porta che ti vuol salutare. Mi venne a salutare lui a me, si rende conto, Gianni Rivera. Gianni Rivera, è uno dei tre giocatori più grandi della storia del calcio italiano. Mi venne a salutare lui allo spogliatoio del Napoli, mi venne a bussare per dire quando ho conosciuto la Maradona, questo è stato il massimo, la posso raccontare? Sì, velocemente, certo. Sì, perché velocemente. Non si può nel non 90, raccontare Napoli viene a giocare in Coppa Italia a Ferrari, io ho vissuto per 21 anni a Ferrari, ho finito lì, posto bellissimo, bellissimo. E andai a trovare a Ripa Grande del Napoli, c'era Maradona che dormiva in un'altra stanza, un'altra ala dell'albergo. Vado a Armando, andò e aspetta, ti faccio conoscere Diego. Non sai come parlavo Armando. E chissà, Armando è salernitano, tra l'altro, Armando. E di fatto, scende Maradona, ma voglio dire, lui è il più forte giocatore del mondo. Io me ne ero andato da 7-8 anni da Napoli, lui va vicino a Maradona e dice, Diego, questo è Capone. E Maradona apre gli occhi aperti così, mi piacere, mi dà la mano, come se fossi io il grande giocatore e lui... che ne sapeva di te lui? Secondo me, dato che io ero molto nei ritiri, io facevo imitazioni, Celentano, facevo un po' di spettacolo. Eri proprio tu quello che faceva l'animatore. Mi davo Totò, facevo un po' quello. Poi dopo, sicuramente, Salvatore gli avrà fatto vedere qualche sequenza di qualche azione... Perché allora c'era. Ah, quindi ha parlato di te e quindi lui sapeva di te. Parlava di me quando mi conobbe, Maradona sbarrò gli occhi. Come questo è Capone. Penso un po'. No, disse Diego, questo è Capone. No, disse vicino a me, Capone ti presenta Maradona. Si rende conto.
Sono tutti aneddoti. Ricordi bellissimi, sono ricordi bellissimi. Sì, che tu quell'anno là, quando vincemmo a Milano, erano o 24 anni o 26 anni che Napoli che non si vinceva. Ma io l'ultima domanda te la devo fare, ma in allenamento, Bruscolotti ti marcava? E Palefiere, un paio di palate. Primo allenamento al San Paolo, dopo che tornammo di tiro, io giocavo con le riserve e Chiarucci, la prima allenamento al San Paolo, la prima partita giocavano da titolare. Andai a centrocampo, Bruscolotto mi guarda e mi fa: "What you? Non comincia a fare finto contro finto, sono tronco." A me arrivava la palla, arriva a rete, ma ricordo a chi, a Marina. Ti aveva minacciato, sì, con Bruscolotti era meglio non... Perché quando andammo in ritiro, perché quando andammo in ritiro lui mi vide subito. È il tipo di attaccante che gli dava fastidio, capito? Gli dava vedi che io dribblavo nello stretto, andavamo a giocare una partitina in palestra perché un giorno venne a piovere. Vire fu bravo, se no ti spacco. Vire non comincia a fare destra, sinistra, finito quando via, sono tronco. Vediamo che dice questo amico Stefano Verde. C'è Stefano Verde da YouTube che ci scrive: Capone, ci dica sinceramente se quando lui e Benedetti andarono via a novembre 82 ci rimase male o fu contento di essersi liberato di Giacomini? No, lì fu una situazione un po' strana, nel senso che Pellegrini era titolare, no? E venne Diaz. Diaz nelle prime partite non andava bene, infatti a Napoli non fece molto. No. Giacomini mi fece giocare in Coppa Italia, mi ricordo col Pisa segnai, e poi all'inizio del campionato lui doveva far giocare Diaz, perché logicamente disse: "L'abbiamo pagato tanti soldi, deve giocare lui." Poi mi telefonò Mario Corsi, ero fidanzato con una ragazza di Lecce, che allenava in Lecce, e mi disse: "Antonio, vuoi venire a Lecce?" E io andai da Giacomini e disse: "Il richiamo dell'amore ti ha fatto scappare." Bravo, bravo. No, ma poi misero la bomba sotto casa di Ferlaino. Ci fu la contestazione. Vedi che io mi ricordo tutto, ci fu la contestazione. Non è che tu te andavi città per città a pressare femmine, perché se da Lecce a pressare una ragazza, capa fresca. Pure posso stare. Capata, neve fresca. Però voglio dire, misero sta bomba sotto casa di Ferlaino. Giacomini mi disse: "Antonio, purtroppo io non lo posso togliere questo, non abbiamo dato un casino, non posso togliere e farti giocare a te." Ed disse: "Mister, vede che mi ha chiamato nel corso, io penso me ne vado a Lecce." E poi il Napoli prese Vacheggio, ma fu l'anno che poi stavano retrocedendo, se si ricorda. Sì, me lo ricordo benissimo, dovette intervenire Pesaulo e Rambone per salvare quel Napoli. Bravo, Pesaulo e Rambone si salvarono per tante situazioni. I rigori, famosi rigori. Bravo. Che ti dava Ferrario, come no? Dobbiamo salutare Antonio Capone. Vabbè, Ho fatto una bella chiacchierata, un saluto a tutti. Grazie. E poi hai visto come è rimasto simpatico alla gente? Subito hanno detto tutti. Sì, e poi diciamo la verità, quando Umberto lo mettono con la Marcord, là si innamora, potrebbe stare ore il direttore. Io mi ricordo tutto, ancora non sono in età. Io sono rimasto molto colpito dal racconto del gol con l'ospite, quando hai detto: "Ah sì, palo e poi ha segnato il centravanti argentino." Cioè, è una partita, boh, non lo so come, che memoria è? Io non, boh. Me lo ricordo molto bene, purtroppo, quel gol. Come no. Allora, il palo lo prese un ragazzo che era del Napoli, che giocava nella primavera del Napoli, che era andato a Salerno, si chiamava Di Vicino, e ci punì. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi nei ricordi del direttore Chiariello noi ci e fermiamo qualche minuto. Sì, e poi ritorniamo. Pubblicità. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1.
Cupra Formentor. Scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carlito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Ed eccoci tornati in diretta, ore 14:23, con un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale. Dovremmo avere già pronto il nostro prossimo ospite, che è Tommaso Mandato. Ciao Tommaso, ben trovato. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao. Oggi è doveroso. È senza cravatta, un centrovanti in giacca e cravatta senza cravatta. Però sì, partiamo con un doveroso ricordo. Ma secondo me dovresti accendere Carmine la luce, perché sei un po' buio. Forse c'è troppa luce. C'è la luce dietro. C'è la luce dietro, si era giù. Esatto. Invece che di fronte. Esatto. Vabbè, però insomma. Vabbè. Dicevo, Tommaso, vediamo, è doveroso vediamo un ricordo del grande Carmine Tascone. Anche perché nel tuo libro, tu giustamente, anzi il libro si intitola Centrovanti in giacca e cravatta, proprio perché nasce da un discorso con Carmine Tascone questo fatto, no? Ma sì, è chiaro che al di là del libro, quello che... Poi tu ci racconti di lui, ma dico, tu smetti di giocare a pallone. Sì, io smetto di giocare a pallone, praticamente mi ritrovo, mi sono laureato in quel periodo perché cominciavo a fare l'attività di avvocato, di praticante procuratore, e poi ci fu un episodio che nella mia vita mi ha segnato, quello della dipartita di mia madre in maniera molto, sì, tragica, quindi fu un momento molto molto particolare che stavo attraversando, e una sera ebbi una telefonata da parte di Carmine, il quale chiaramente, oltre a farmi le condoglianze, mi propose di andare a lavorare con lui, di cominciare a lavorare in questo settore. Ed è chiaro che è una cosa che io non ho mai più dimenticata e che è stato poi alla base della nostra grande amicizia per 50 anni. Perché tu sei stato legato a Carmine tutta la vita, diciamo la verità. Sì, perché... lui mi ha venduto come calciatore, poi l'ho rivisto dopo anni, l'ho ritrovato in qualità di amico, di collaboratore, abbiamo collaborato insieme. Con lui a portarti a Battipaglia, se non sbaglio, no? Sì, ma lui era dappertutto, cioè dove... lui era veramente dappertutto. Sì, che anche quando da Avellino un giorno mi confessò, mi disse, lo sai che sono stato io? Ho detto, ma non avevo dubbi su questo. Poi è chiaro che questo faceva parte del suo personaggio, il suo grande fumus che si dava... Grande amiche mie! Io sono laureato in marciapiedologia, dicevo. Esatto, lui, io l'ho sempre detto, insomma, quello che facevo di giorno all'università a via Mezzocannone, di pomeriggio invece andavo a fare ripetizione da lui in marciapiedologia. Ed è chiaro che questa, per dirti, la sua grande forza, la sua grande, diciamo, personalità, uno che si è costruito un mestiere dal nulla, uno che si è costruito praticamente... Ragazzi, quello prese il posto alla Vigor Lamezia, che sono Nero Ranieri, esatto, e vinse, esatto, il campionato contro la mia Battipagliese. Bravo. Un carattere particolare, tu ne sai qualcosa, Umberto, chiaramente Mantino. Però io ho avuto la fortuna di conoscere... Quante squalifiche si è preso in campo? Una vita proprio continua. Infatti l'ultima fu proprio contro la Fragolese, lui allenava la Fragolese, contro il Siracusa, successe alla fine del mondo, insomma la dovette andare a prendere in mezzo al campo. Ma al di là di questo... Lui come calciatore era un'ala di quelle forti, era un cascatore, pigliava i rigori, raccontava, sì, degli episodi straordinari. Ad Avellino fece una carrettata di gol,
come calciatore non me lo ricordo perché chiaramente non era, però ti posso dire che praticamente credo che il suo carattere fumantino era anche in mezzo al campo, per cui qualche volta abbiamo fatto qualche partita di beneficenza, ha litigato anche con quelli dell'altra parte, ma lui me lo diceva sempre, io insomma sapevo i tempi, sapevo che c'erano dei momenti in cui ci potevi parlare, altri no. Poi la mattina, un giorno mi confesso, disse Tommy, ma perché avevamo litigato, lui poi venne e disse un giorno, disse Tommy, ma mi devi scusare, però io ti devo dire una cosa, io ho questo carattere così brutto che devo litigare con tutti, figurati a volte se mi sveglio e scendo col piede destro a fine che litigo con me stesso, perché chiaramente non so con chi farlo. Quindi questo insomma te la diceva tutto, però poi alla fine aveva un cuore e io voglio testimoniare proprio questo, io l'ho conosciuto, ho conosciuto le sue paure, le sue debolezze, e quindi da un personaggio così che si era creato quel fumus di uomo super. Diciamo anche che uno che riusciva a capire il calciatore come pochi, cioè lui ha fatto, si è inventato il settore giovanile alla prima promotion, due titoli italiani consecutivi. Sì, sotto questo profilo poi penso che sia stato veramente un'icona, perché è chiaro, è molto facile parlare di Osimhen, è molto facile parlare adesso dei giocatori che vedi in campo e di dare dei giudizi. Il problema grande, tu lo sai Umberto, è quello di intravedere i ragazzi a 11 anni, 12, 13 anni e sapere se effettivamente hanno possibilità di riuscirci o meno. Lui ne ha visti tanti, li ha lanciati tantissimi ed aveva proprio questa particolarità, quella di riuscire a intravedere. Certo, ha fallito anche delle volte, però io credo che davvero sia uno che ha caratterizzato un periodo e abbia... Pensa che l'Espresso, quando era l'Espresso, gli dedicò una doppia pagina, la mela e il serpente. Lui non era la mela, No. Ma io poi ti ricordi, cioè ce lo saremmo ritrovati all'improvvisamente alla Domenica Sportiva, ma io ti posso raccontare di tutto e di più quando lo vedevo seduto ai tavoli di Galliani, di Sogliano, di... cioè per me lui e Sogliano era molto legato, stava su tutti i tavoli, era veramente straordinario, un personaggio che d'altri tempi, che è difficile anche da raccontare oggi, ma è molto difficile perché chiaramente con il calcio di oggi penso che lui ha avuto delle difficoltà, perché è un calcio che chiaramente è basato sulla velocità, sui tempi, quindi anche a discapito di quello che era la sua idea principale di investire sul settore giovanile. Oggi si investe poco e nulla, si cercano i giocatori già quasi pronti per poi poterli valorizzare. Oggi chiaramente il settore giovanile, noi sappiamo qualcosa, ormai è una delle ultime cose che si pensa in una progettazione, una programmazione. Io ho una marea di ricordi, tu ne hai centinaia più di me, migliaia più di me, ma certe risate che mi sono fatto, Carmine era uno spettacolo. Una volta andammo a giocare con la squadra di mio figlio contro la Damiano Promotion, lui sapeva che ci stavo io, venne pure lui perché era il figlio che stava seguendo, e si presentò. Allora a un certo punto Giorgio, mio figlio, fece una bella parata, lui scattò dalla panchina: Chieri, assegno 5.000 euro! Straordinario! Una volta facevamo una partita di beneficenza, io in porta, lui a centrocampo, si mise a fare il regista, c'era liberato Ferrara in panchina. Mi ricordo. A un certo punto che fa? Fa una finta a destra, una finta a sinistra, uno va di qua, uno va di là, e lui se ne va centralmente e mette la palla in avanti per Caffarelli sulla fascia, no? Si gira e fa: chi ste pallone, ma che ho capito. Era veramente aveva questa forma di autoesaltazione incredibile, però davvero insomma penso che sia, non lo dico da amico, ma penso che davvero sia un personaggio che ci mancherà. Comunque in Campania ha fatto calcio a livelli altissimi, è stato veramente capace di fare cose importanti, cioè per uno che si è inventato letteralmente un mestiere, gente come Rambone, come Tascone. Ma lui me lo diceva, sai che cosa mi diceva? Diceva: per uno come me che ho la quinta elementare, per me chiaramente tutto quello che ho fatto è quintuplicato rispetto, e aveva perfettamente ragione. Le sue battaglie. Tommaso, ma c'è qualche calciatore che negli ultimi anni, che tu sappia ovviamente, lui vedeva come una grande promessa per il futuro? Ma devo dirti che negli ultimi periodi un po' insomma qualche disagio, qualcosa, aveva abbandonato anche la voglia di seguire il calcio, purtroppo non si medesimava più in quello che chiaramente era il suo mondo, e quindi aveva lasciato un po', e questo per me è stato
motivo di capire che effettivamente c'era qualcosa che non andava, perché per lui il calcio era tutto, e quindi cercare insomma di deviare quando parlavamo sui discorsi del calcio vuol dire insomma che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Assolutamente sì, perché no, lui era un designato, lui girava con due cellulari quando il cellulare era già una cosa, era appena uscito, lui girava con due cellulari perché uno serviva per fare certe cose, uno per farne altre, era fantastico, e abitavamo anche vicino, per cui ci trovavamo all'edicola, certe volte arrivava là, caffè, certe altre volte, e perché mi saluti? Io non sapevo neanche chi ha fatto niente, tu hai detto in televisione così. Sai quante volte sono bassa, la maguerella aveva litigato con uno, io preparavo e mio volte, sai giovane, non ti preoccupare, tutto a posto, ti porto le carte, mi devi filmare, gliele portavo il giorno dopo, no ma quando mai, cioè sento che lei è un grande amico mio, abbiamo fatto sì. Senti, ma questo Napoli arriva a Istanbul, Tommà, parliamo di cose importanti. Io credo che effettivamente mai come in questo momento, in questa stagione così particolare, perché non dobbiamo, non dico sognare, ma ormai siamo lì e quindi abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare. C'è stato questo, c'è stato anche questo sorteggio che io ho definito intrigante, perché secondo me effettivamente il Napoli ha la possibilità di arrivarci, ma lo dico non da tifoso ma in maniera concreta, visto e considerato quelle che sono state le prestazioni, non tanto i numeri, perché i numeri sono qualcosa di incredibile e forse di irripetibile, ma soprattutto le prestazioni che si sono succedute, per cui quello ci lascia ben sperare rispetto insomma a tutto quello che c'è intorno. Per cui... Ma è questo il Napoli più forte di tutti i tempi? Non lo so se è il Napoli più forte di tutti i tempi, perché poi ogni epoca ha le sue difficoltà, però ne parlavo proprio con Salvatore Bagni, anche lui mi diceva la stessa cosa, dice noi non eravamo così forti, noi avevamo un uomo eccezionale, cioè c'eravamo un genio, e quindi chiaramente noi siamo cresciuti vicino a lui e abbiamo dato il 100%. Oggi secondo me non c'è questo protagonista, ci sono vari protagonisti e c'è la mano di un allenatore che mai come diciamo in precedenza si è visto, forse ai tempi di Sarri, però poi alla fine Sarri la differenza è che non è mai stato alla fine concreto rispetto a quello che poteva essere, anche lui ha pagato le sue titubanze. Spalletti invece parte da un'esperienza notevole, uno che non ha mai vinto qui in Italia, e quindi secondo me è molto più concreto rispetto allo stesso Sarri. Quindi potrebbe essere questa la squadra a fare il risultato più grande della storia del Napoli, perché se consideriamo che è già arrivata ai quarti di Champions, dove nessuno è mai arrivato prima, e sta per vincere un campionato con un distacco che è clamoroso, e poi non si può manco dire sì, ma il campionato è mediocre, perché le stesse avversarie del Napoli che stanno a 20 punti si sono qualificate ai quarti di Champions o si sono qualificate in Europa League, e quindi non possiamo manco dire un campionato quest'anno mediocre. Ma no, quindi... sai Alberto, cioè, scusami se ti interrompo, la controprova è proprio quello, è proprio la situazione in Europa, nel senso che ok, il campionato più scarso che c'è stato negli ultimi anni, ma non credo che anche in Europa ci sia stata una decadenza tale da fare in modo che il Napoli insomma, si esaltasse, per cui non è vero che il problema sono le altre, è chiaro che è una serie di concause, questo noi lo sappiamo, non è assolutamente, voglio dire, una squadra che è talmente perfetta che è dovuto a tanti fattori che difficilmente si possono ripetere. Ma tu ex attaccante con corsa e dribbling, che era la tua caratteristica, questo mostro arrivato da un paese sconosciuto, ma come abbiamo fatto a beccarlo noi? È una cosa incredibile. E questa è una delle concause, capito? Cioè, voglio dire, vai a prendere un calciatore che sicuramente... Un coreano e un georgiano da campionati sconosciuti, due fenomeni. È stato, esattamente, hai detto l'aggettivo esatto, cioè due fenomeni, perché è chiaro che a quel punto là stai parlando di due sconosciuti e nello stesso tempo sono riusciti praticamente a fare un discorso del genere, cioè sono riusciti a portare avanti, a dimostrare delle qualità che è incredibile per quello che ci stanno facendo vedere. Questo, sai cosa mi impressiona di Kvaratskhelia? Che lui, se tu ci fai caso, i primi 5-6 dribbling li perde tutti.
raramente comincia la partita, gli successe con Liverpool che fece subito tunnel a niente di meno che è uno dei terzini più forti del mondo, però normalmente lui parte, cerca i suoi dribbling sulla fascia e li perde, ma lui non è il tipo che dice no, oggi non è giornata, come niente fosse, rimane di una tranquillità, di una freddezza incredibile, poi dopo comincia a fare cose incredibili che sterza qua, sterza là, non si capisce più dove pigliarlo, cioè vuol dire che lui è talmente consapevole che non si preoccupa se sbaglia. Io credo che la sua forza è chiaramente dovuta alla libertà mentale, cioè un ragazzo che secondo me è riuscito a rimanere libero mentalmente rispetto a quello che può essere una piazza come quella di Napoli, non ha avuto modo di capire che cosa, secondo me, dove stava e che cosa stava succedendo. Però se uno poi lo fa in maniera continuativa, cioè questo può essere un primo acchitto, ma se uno lo fa in maniera continuativa vuol dire che ce l'hai dentro. Io quello che mi piace moltissimo di questo ragazzo è la sua forza abbinata alla parte tecnica. Io non ho mai visto avere, cioè, uno che fa più scatti ripetutamente con la palla al piede e che non lo riesce a prendere perché lui ha una forza delle gambe incredibile e in più c'ha due piedi eccellenti e quindi veramente da dove è uscito? Un marziano. Poi Osimhen quest'anno è straripante proprio. Osimhen è straripante, ma Osimhen, quello che secondo me è da sottolineare, il grande lavoro che è stato fatto anche da sì, tecnico. Perché tatticamente prima non sapeva proprio dove stava di casa. Andava da solo. Ho negli occhi ancora le prime amichevoli a Castel di Sangro, quando sembrava le partite che facevamo noi una volta per strada, cioè prende la palla, buttala a quello più avanti che è più bravo, lui da solo davanti doveva fare tutto e di più. Una partita dove andava 10-12 volte in fuorigioco lui solo. Sì. Oggi lo vedi rientrare, fare la sponda, cioè sono cose veramente che sono dovute chiaramente al miglioramento di un calciatore. Là c'è il lavoro di Spalletti, molto. E quindi con le grandi potenzialità di questo ragazzo, che sono qualcosa di incredibile, secondo me alla fine, insomma, chiaramente stiamo vedendo, spero, qualche cosa se si ripete negli anni, ma però... Tu hai fatto un gol al Napoli, ricordiamocelo. Va bene, ma stiamo parlando di cose, diciamo di era Avellino Napoli, tu giocavi sì, Avellino Napoli. Tommaso, ce lo racconti in 30 secondi, poi dobbiamo chiudere. Sì, no, ma anche in 15, nel senso che era un derby di primavera Napoli-Avellino, giocavamo ad Avellino, il Napoli era fortissimo perché Napoli... Tommaso nasce nel Portici, era la stellina del Portici. Tascone lo porta nella primavera dell'Avellino, sì, no, dico... lui da tifoso del Napoli tra l'altro gioca contro il Napoli. Sì, questo episodio, e poi soprattutto perché era il Napoli fortissimo, il Napoli di Corso che poi vinse lo scudetto, per cui uno dei Napoli più forti e andò in vantaggio il Napoli, andò in vantaggio proprio con Porticese, con Spedaliere, non c'era Spedaliere che era alla destra, e poi nel secondo tempo in una mischia ebbi la fortuna, insomma, di pareggiare io e di fare gol a Raffaele Di Fusco, e poi ogni tanto glielo ricordo anche glielo dici. Vabbè, ma lui giustamente non potrà mai ricordarsi, però c'è una fotografia che praticamente testimonia il tutto, per cui fu quella che ho provato nel mio allora, mi hai dato la possibilità che devo chiamare a Raffaele, c'è Raffaele, se lo portiere più scarsa la storia. L'ha fatto quello pure Tommy Mandato. Quello dirà, ma non è vero. Infatti, giustamente, però voglio dire, purtroppo allora c'erano ancora già le fotografie, quindi chiaramente. E questo episodio è rimasto, lo riporto nel libro perché. Vabbè, per salutarci, Taisia, tu non lo sai, ma Tommaso va fiero per quello che normalmente se lo facevi a Bruscolotti ti stendeva e ti lasciava a terra. Bruscolotti prima di andare in campo minacciava sempre l'avversario: fai il gioco tuo, ma non ti permettere, ma fu tu nel. Per chi la te lascio, la dice così, diceva il grande Peppone. Come? Mandato, che non è mai tornato indietro in vita sua perché non se ne parlava proprio, nella partita amichevole contro Maradona decide di andare a marcare Maradona e Maradona gli fa un tunnel clamoroso. Bellissimo. Allora dopo Maradona arriva al centrocampo
Che ti viene a dire? No, devi solo dire che dopo il mio tunnel, che è bellissimo, fu una cosa eccezionale, scartò altri 3-4 miei compagni e mise la palla in porto, per cui sei andato da solo, invisibile totale. Noi in campo ad applaudire, io cioè, gli avversari applaudivano a Diego, pensa un po'. E lui tornando al centrocampo con la mano vicino alla bocca, che ti disse? Tornando al centrocampo con la mano vicino alla bocca, mi cercava, io dicevo, ma che gli ho fatto? Forse l'ho fatto male, ho toccato il piede, fece dei mille pensieri. E invece lui venne vicino alla mano, vicino alla bocca, disse, scusa amico, non ti volevo prendere in giro. Io morto in quel momento, perché veramente non c'erano battiti cardiaci, non respiravo, non c'era niente più. Mi ripresi e dissi, ma quale scusa? Ma tu hai capito che cosa mi hai fatto? Mi hai dato l'opportunità di dire ai miei nipotini in un giorno che insomma avevo avuto il tunnel da Diego. E quindi lo dico sempre, quello che nel calcio, il tunnel che nel calcio è una presa in giro, per me chiaramente dobbiamo chiudere. Sivoli, grazie a Tommaso. Ciao Tommaso. Credo che dobbiamo volare proprio in pubblicità. A te il tunnel oggi in generale proprio ti... Dove sta il generale? Generale è arrabbiatissimo. Generale non stai dietro la collina. Fammela vedere, dietro la collina ci sta il generale. Stai approfittando dell'assenza del generale. Vabbè, ve la prendete un po' più sciolta anche voi. Che fa che un giorno non c'è il generale? No, invece no. E invece no. Pubblicità, velocissimi. Pubblicità. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Per la scienza la prima impressione si crea in 7 secondi, 7 dannati e irrazionali secondi, per sapere se sarà una grande storia o se è finita ancora prima di iniziare. Cupra Formentor, da 31.500 euro. Bastano 7 secondi per capire se è amore. 3, 2, 1. Cupra Formentor, scoprila anche ibrida su cupraofficial.it e in tutti i Cupra Garage. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Carlito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. C'è una buona notizia nell'aria. Installa entro il 31 marzo 2023 un climatizzatore Mitsubishi Electric MSZAP per te, 5 anni di estensione della garanzia. Perché gli ambienti che ami, dove abiti o lavori, meritano l'aria migliore. Scopri di più sul sito estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati, vi ricordo, state ascoltando Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello su Radio Napoli Centrale, sono le 14.45, vi ricordo che potete seguirci tramite la nostra applicazione, basta scaricarla dal Play Store o dall'App Store, oppure scriveteci dei messaggi 081 19 51 38 36. Direttore, c'è? Possiamo leggere qualche commento? Ci sta, dai. Ci sta, finge, perché ci sei tu e quindi non ti parla. Ma perché non mi parla? Direttore, vuole parlare con il tifoso? Perché noi abbiamo il tifoso in collegamento. Allora, abbiamo il piacere di fare una chiacchierata con Giovanni Adinolfi, che è poco di meno che il presidente del Club Napoli, Marina di Camerota. Il mio Club Napoli. Io sono... Ciao Giovanni! Ciao, buon pomeriggio a tutti! Io sono camerotese acquisito, praticamente. Ciao dottore, come va? Tutto bene? Tutto a posto. Sì. Camerota, la mia maglia. Rispondendo allo studio, qua siamo, è tutto azzurro e siamo pronti per decorarla ancora di più in azzurro. Maglia di Kvaratskhelia, capite? Raspadori. Chi è però il leader per te, Giovanni? Il tuo leader di questa grande squadra? Io devo dire la verità, perché non sono stato mai contro di lui. Per me è il presidente. Perché tutto questo viene da un lavoro fatto a lungo, con tanta sofferenza, probabilmente l'abbiamo anche un pochettino maltrattato e adesso alla fine sta raccogliendo i suoi frutti. E allora per me l'idolo è lui, dobbiamo tanto a lui, ha creduto in qualcosa che
era convinto che prima o poi ce lo portasse. Oddio, incrociamo le dita, però penso che però credo che ci siamo al termine. No, no, perché ho capito che sei un po' scaramantico, Giovanni, tu. No, leggermente. Sì. Una tenuta per vedere la partita? Cioè una tenuta, l'abbigliamento, non lo so, una determinata la posizione sulla... Assolutamente sì. Allora, c'ho... guarda, c'ho una mia poltrona e poi c'ho una maglia che uso, che ho comprato così, e da quel giorno non l'ho tolta mai. Niente, poi ciò che quando il Napoli gioca a sinistra, lato sinistro del monitor, del televisore, io mi appoggio sul lato sinistro e viceversa. Il secondo tempo. Scusa, tu mi stai dicendo che riesci a stare anche 45 minuti nella stessa... Assolutamente sì. Però poi ti muovi, diciamo. Tra primo e secondo tempo approfitto per un bicchiere d'acqua. Giovanni, racconta che lavoro fai. Allora, io sono proprietario, c'ho un'attività che è una macelleria qui a Maria di Caparota, che il dottore conosce bene, perché è il mio cliente. Sì, è un mio cliente. Infatti la mattina con mia moglie andiamo a prendere la carne, sì. Bollone ogni volta. Sempre. Sì, io come infatti oggi un pochettino qui ai miei amici ho detto, oggi mi vedo col dottor Chiarelli e quasi tutti lo conoscono al dottore, perché oramai è diventato, è un'icona qui da noi, tutti sappiamo bene. Sì. Però è un posto bellissimo. E sa benissimo anche la mia attività, è tutta decorata d'azzurra, l'ho pitturata bianco-azzurra. Però è pieno di juventini Camerota. Sì, ma questa volta, dottor. Pigliando collera. Stavolta sapete come dicono? Esito troppo forte, è facile. No, però siamo una bellissima squadra di un avversario, che è anche giusto, è corretto, certo. Assolutamente. Prima ascoltavo, non ho ancora avuto modo, ma devo andare a prendere in giro il figlio del mio amico professore, quello che c'ha il villaggio giù Talamo. Alfonso. Alfonso il juventino sfegatato. sì, è vero, dottore. Il campionato, vengo a fare un giro a Camerota, vengo a prendere soddisfazioni. Tanto lo sapete, siete ospite mio. niente, ora di sì, cos'è? Voi state bene 365 giorni all'anno. Quanti Grazie. Membri ci sono nel club, Giovanni? Al momento siamo 50, però stasera c'è una riunione perché stiamo organizzando un pochettino il da farsi. C'ho una sala grande, mi hanno detto che non basta, credo che arriveranno oltre 100 persone. Che bello, che bella sì. notizia. Sì. Direttore, posso? Poi se Giovanni organizza una grigliata, ragazzi. Mario non è invitato. La faremo, dottore. Appena venito la faremo, dottore. Giovanni, io purtroppo abbiamo pochissimo tempo insieme, perché sì. tra qualche minuto dobbiamo chiudere, però c'è una domanda che io devo farti. Hai detto sì. che c'è una riunione questa sera e che non sono solo attese 50 persone, 50 membri, addirittura un centinaio. Sì. Mi puoi promettere una cosa per stasera? Come no? Certo. La prima cosa che dici alla riunione è: oggi sono stato ospite a Radio Napoli Centrale con il dottor Chiarello, con gli amici sì. della redazione di Un Calcio alla Radio. Mi raccomando, scaricate l'applicazione di Radio Napoli Centrale. Perfetto, io comunque già l'avevo fatto prima. Perché ho creato un gruppo dove siamo oltre 100 persone, perché ho abbracciato anche tutto il Golfo di Policastro. Mi sono un pochettino allungato come club. E ho avvisato un po' tutti sul gruppo che a quest'ora io stavo in diretta e che voi onoravate il nostro club. Sì, salutiamo tutti i membri, tutti i soci, gli appassionati, i tifosi. Nel Cilento, sì, assolutamente, perché qua parliamo di tutto il Basso Cilento. Tutti i tifosi del Gelbison? Ma simpatizzanti, dottori di Fanapoli.
Dottor, io tifo solo Napoli, poi ho saputo una resa, dottor, io tifo Napoli, ma lo sa, lo sa, io non ce la faccio, io nella mia attività sono tutte le maglie tutte firmate dai calciatori, io vivo, il mio hobby è il Napoli, io ho un hobby, no? L'unico hobby che ho è la mia squadra. Lavora tanto, la verità, un grande lavoratore effettivamente. Comunque a Camerota c'è un clima. Allora, non è un posto dove la gente si ammazza di lavoro, diciamoci la verità. Allora, stavano vanno al bar e cominciano a si sfottere i venditi, le napoletane, fanno questa tutta la giornata. Giusto, dottore. Invece Giovanni sta dietro al bancone che lavora, e lui è un grande lavoratore. Ma i bar di Camerota sono proprio quei bar dove stanno là, arriva quello, arriva questo, e parte sì. E dura tutto l'anno. È giusto. Stanno zitti, stanno soffrendo, non parlano più. No, stanno in un momento di veramente, li vedi che guardano con chi luci, come dice, guarda, stavolta veramente ce la stanno facendo. La mia amica Frutto e Verdura, Enilde. Assolutamente. Assolutamente, dottor. Ci devo dire. Te io siamo bagni a Camerota, lo vuoi andare a fare? Che là c'è un mare. Ma io, quella è una zona che io amo follemente, quindi su questo non c'è dubbio. Sì, però poi ragazzo ero per Palinuro, poi con la crescita ho scoperto che meglio Camerota, lo dico sinceramente. Adesso sì, facciamo arrabbiare i nostri amici di Palinuro. Però ma assolutamente. Però Camerota è meravigliosa. No. Esatto. Però io ma assolutamente, tanto i palinuresi sono consapevoli. Uno dei nostri fiori all'occhiello, lo possiamo dire forte, ma come dice Cilento, sì. Abbiamo una costa meravigliosa, a partire da Agropoli ad arrivare fino a giù, a Sapri, sono dei posti unici, ancora... Giusto. Come dottor? La spiaggia degli infreschi, ne vogliamo parlare? Calabianca, infreschi, Pozzallo. Le bandiere blu più belle di sì, sì. Da Greenpeace, le spiagge più belle d'Italia. Grazie per la pubblicità che ci state facendo. È una delle grandi ricchezze della Campania. Io la Campania l'amo tutta, perché la costiera amalfitana, la costiera sorrentina, tutta la zona dei templi, ma la Campania è bella tutta, ragazzi. Sono d'accordo, pienamente d'accordo, dottor. Fabulosa. Domenica sono stato a Napoli, che sono andato a vedermi una commedia al Vomero. E credetemi, ho fatto una passeggiata per il centro, via Toledo. A parte che a un certo punto, dottor, ho innalzato un grido, ho iniziato a dire la capolista se ne va, e tutti mi hanno seguito, perché avevo 3-4 amici con me che sono venuti tra milanisti e juventini, ed ero l'unico napoletano. Ho inneggiato quest'urlo, la capolista se ne va, là tutti quanti proprio, diciamo, con la capolista se ne va. Dobbiamo salutare, grazie a Giovanni Adinolfi, grazie a voi Marina di Camerota, un abbraccio fortissimo, vi aspetto Marina di Camerota. Ciao Giovanni, salve, Giovanni. Arrivederci e grazie, è stato un onore. Grazie a te. Napoli, ciao. Sempre. E l'abbiamo chiuso sul sempre. L'abbiamo sempre chiuso sul sempre. Forza sempre. FNS, come ci scrivono sempre nei commenti i nostri radio telespettatori. Vogliamo leggere qualche commento, poi dobbiamo chiudere assolutamente in modo rapido. C'è un commento che mi ha fatto molto ridere, di Marek, che mi dicono dalla regia si chiami Francesco. Mario ha tagliato i capelli, adesso capisco perché il Papa è finito in ospedale. Cioè, ragazzi, anche male. Colpa mia? è colpa mia anche questa adesso? Mario, se vai scavando, io penso tu, anche le scie chimiche che siano colpa tua. Gerardo Maria Galdieri, Taisia, Umberto, ciaone, io credo che per un quarto di Champions i prezzi siano giusti, seppur elevati. Ciaone a te, Gerardo. Ciao. Sì, sì. Direttore, un'ultima considerazione, 10 secondi su questo, poi dobbiamo andare in chiusura. L'abbiamo già detto, sono alti, ma non sono scandalosi. Dai. Invece Mattatore TDE, che ci scrive, i prezzi sono adeguati per uno spettacolo, molto meno dei biglietti per cantanti.
Questo è vero. Questo è vero. Poi capite che mia figlia, però c'è qualcuno che è venuto da me a ogni limite. Certo, i prezzi sono elevati, ma ha detto già tutto Umberto, ovviamente. Purtroppo non sono che per io, tutti, questo è vero. Io ho dovuto cacciare 100 euro perché ho avuto mio figlio e fa: papà, devo andare a un concerto, mi ci fa andare. No, ma quali Maneskin? Vabbè, quanto costa? 100 euro. A faccia, va bene, siamo io e la mia fidanzata. Vabbè, 200 euro, va bene. Ma che bandata a vedere? Pure io. Che bandata a vedere? Blanco. Pusi i soldi, data voto. Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Salutiamo i nostri sponsor, grazie Umberto. Ma 200 euro al mese me li dà blanco, non ci vado. Vabbè, non ho dubbi, però tu forza sei boomer. Dobbiamo salutarci, ciao Umberto e bravo Giorgio. Ciao Umberto. Vai Iena, state bene, salutate il generale là dietro. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è stato presentato da... Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. Un calcio alla radio su Radio Napoli Centrale, ritorna puntuale domani dalle 13 alle 15. Grazie per essere stati con noi anche oggi. A domani.